Benvenuti, oggi è lunedì 19 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:19 e tramonta alle 19:48. La luna si leva alle 19:58 e cala alle 5:32. Oggi è il giorno di San Ludovico. Ludovico è un nome di origine tedesca e significa celebre guerriero. Il 19 agosto è la giornata mondiale della fotografia. Nell'epoca della velocità digitale e social, sembra quasi diventato un imperativo scattare una foto e postarla immediatamente sui social. D'altronde scattare una foto è un gesto semplice, immediato, potrebbe sembrare perfino banale. Eppure la fotografia è un'arte, con una storia ed un'evoluzione. Ecco perché allora è importante celebrare oggi, 19 agosto, la giornata mondiale della fotografia, una ricorrenza nata nel 2010 per volontà del fotografo australiano Coarse Hara e fissata proprio nello stesso giorno in cui nel 1837 vide la luce il daguerrotipo, il suo antenato. Spegni oggi 71 candeline Nanni Moretti, regista e attore dalla grande vena ironica e dai dichiarati ideali di sinistra. Si appassiona al cinema fin da ragazzo, è appena 23enne e dirige il suo primo film, Io sono un autarchico. Seguiranno successi come Bianca, Palombella rossa, Caro diario e La stanza del figlio, Palma d'oro a Cannes nel 2001. Festeggia 78 anni Bill Clinton, presidente degli Stati Uniti dal 1993 al 2001. Eletto 46enne, è stato il terzo più giovane di sempre. Durante il suo mandato il paese ha vissuto uno dei periodi più lunghi di pace e prosperità economica, ma la sua presidenza è stata sconvolta dallo scandalo Lewinsky. Una storia che gli è costata l'impeachment, ma alla fine è arrivata l'assoluzione. Infine, auguri per i 51 anni di Marco Materazzi, l'eroe dei mondiali di calcio del 2006, vinti dall'Italia grazie a un suo gol in finale contro la Francia, ma anche a un rigore segnato dopo i supplementari. Di quella partita ricordiamo pure la testata subita da Zidane, che è costata l'espulsione al più temuto degli avversari. Quasi tutta la carriera di Materazzi l'ha trascorsa all'Inter, portando a casa 5 campionati consecutivi. Era il tardo pomeriggio del 19 agosto 1949, quando 50 uomini armati e incappucciati assaltarono la caserma dei carabinieri di Bellolampo, piccola borgata a 10 km da Palermo. 7 i militari che rimasero uccisi nella strage di mafia organizzata dalla banda di Salvatore Giuliano, 10 i feriti gravi. Ma vi siete mai chiesti quante formiche ci sono in un formicaio? Chiaramente dipende dalla specie. I formicai ricavati all'interno degli alberi ne contengono da poche decine fino a mezzo milione, ma quelli sotterranei possono contenerne molte di più. Nel 2002 è stata scoperta una colonia di formiche che si estende per 6.000 km tra Francia, Spagna e Portogallo e gli abitanti potrebbero essere alcuni miliardi. Buon inizio settimana ai 12. Oggi una splendida luna piena in acquario regala idee e fantasia a tutto lo zodiaco. Vediamo come andrà questo inizio settimana. Ariete, ottimo per voi perché dall'amico acquario vi arrivano i raggi di una luna assolutamente ispirante, piena di amicizie e soprattutto di desideri realizzati che finalmente vogliono dirvi che ce l'avete fatta a svoltare. Toro, la giornata di oggi inizia con un plenilunio un po' nervoso, un po' polemico, proprio perché è nella posizione di acquario è sempre in quadratura, quindi un umore un po' teso. Proprio perché Urano è ancora nei vostri gradi, questo plenilunio sarà più fortemente avvertito a livello emozionale da voi Toro. Gemelli,
È un plenilunio assolutamente di trigono, positivo, bello, incredibilmente denso di opportunità e soprattutto il pluralismo e lo scambio amicale che dimostrerete vi farà da consiglio e da esempio per tutta una serie di decisioni da prendere. Troverete negli altri la vostra ispirazione. Cancro, la luna è la vostra regina e nel mondo della fantasia acquariana si sposa benissimo con i vostri sogni un po' magici, ed ecco che questa luna in acquario vi regala una certa felicità nelle piccole cose, novità a casa, novità nel vostro quotidiano. Leone, è un plenilunio di opposizione, chiaramente formandosi la luna in acquario e il sole è nei vostri gradi, chiaramente è un plenilunio che vi obbliga a riflettere, a scegliere, a decidere, soprattutto in relazione alla coppia. Vergine, un plenilunio in acquario che rappresenta un po' una ricerca sui vostri ideali, sulle cose da fare, su come volete programmare la vostra vita e impostare alcuni parametri che dovranno essere sempre più chiari. Avete preso delle decisioni e volete che le cose filino come voi desiderate. In bocca al lupo. Bilancia, la giornata oggi inizia con una splendida luna piena di trigono. Ispirazione, amore, relazione, passione. Ecco, tutto quanto vi possa allietare. Una luna, infatti, che si forma piena nella vostra quinta casa ideale, quella della joie de vivre. Scorpione, una luna di quadratura oggi e si sente fortemente intensa proprio perché non solo quadra dall'acquario, ma c'è anche l'opposizione di Urano da tenere conto, quindi un lunedì un po' nervoso, che inizia un po' stanco, con tutta una serie di cose che oggi probabilmente non riusciranno e che dovrete rimandare. Sagittario, una giornata assolutamente piena di comunicazione, magari arriverà una lieta notizia, un messaggio, una telefonata e sicuramente una luna piena che vi fa ritrovare l'affetto di qualche amico e la fiducia nelle vostre relazioni sociali. Capricorno, una luna che porta bene assolutamente per quello che riguarda il denaro e l'economia, proprio perché vi fa prendere il volo rispetto a dei progetti abbastanza importanti. Vedete già le prospettive e siete soddisfatti, meglio di così. Acquario, è tutta vostra questa luna, proprio perché si compie piena nei vostri gradi e rappresenta la pienezza dei sogni e della fantasia. Le notti d'estate saranno assolutamente romantiche, voi più morbidi e permeabili in una configurazione sentimentale decisamente da innamoramento subitaneo. Pesci, luna fortissima di dodicesima casa, una luna che vi farà percorrere delle emozioni insopite, una luna che vi rende anche un po' magici, un po' predittivi. Attenzione ai sogni, perché qualcuno potrebbe rivelare qualcosa di molto interessante. La vostra sensibilità e la vostra percettività oggi sono proprio alle stelle. Da molti è considerato il miglior statista che l'Italia abbia avuto. Alcide De Gasperi si è spento il 19 agosto del 1954 nella sua casa di Borgo Valsugana in Trentino. Aveva 73 anni, fondatore con Luigi Sturzo della Democrazia Cristiana, è stato il primo presidente del Consiglio della Repubblica e ha guidato per 2 anni il governo di unità nazionale fino all'approvazione della Carta Costituzionale. Avete mai fatto una lista di cose da fare che proprio non vi va di iniziare? In inglese c'è un'espressione perfetta, get something out of your system, che letteralmente significa liberate il vostro sistema da qualcosa. Quindi se ci sono attività noiose, ricordate di liberarvene e godetevi il vostro tempo senza preoccupazioni. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Gabrielle Chanel, detta Coco, ha uno stile mascolino e severo fin da giovane. Cresciuta con un padre alcolizzato, apre un negozio di lingerie con la sorella e tenta la carriera di cantante. Presto convince il suo primo compagno Balzan ad aprire un negozio di cappelli a Parigi, dove incontra il suo grande amore, Arthur Capel, detto Boy. La loro storia è raccontata nel film del 2009 Coco Avant Chanel.
Nel 1922 lancia il suo celebre profumo numero 5 con il Granduca Dimitri. Negli ultimi anni vive nella sua suite al Ritz fino alla morte a 87 anni. La sua cliente più famosa è Jackie Kennedy, che indossa il suo iconico tailleur rosa nel giorno dell'assassinio del marito nel 1963 a Dallas. Ci salutiamo con la frase del giorno. La moda passa, lo stile resta. Vi auguro una giornata piena di stile e di eleganza, da indossare sempre a testa alta. E ricordate, domani ci aspetta un nuovo appuntamento con l'Almanacco, non mancate. Buona giornata dalla vostra Martina.